Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Sempre in compagnia di Mr. Demon vi mostro il percorso per completare l'easter egg principale di Terminus Island. Dunque ragazzi, come prima cosa recuperate una Dree 11. Potete craftarla o tentare la fortuna dalla cassa misteriosa. Se volete craftarla e non sapete come fare, in descrizione vi lascio il video. Bene ragazzi, recatevi presso la stanza principale del laboratorio e date un occhio alle tre trappole sopra le porte. Una delle tre sarà scoperchiata. Bene, attivatela e sparateli con la Dree 11 e recuperate il disco fisso. Prendete l'elevatore e consegnate l'hard disk presso la stazione. Bene, consegnato l'hard disk, andate a sinistra e controllate le lancette dell'ora. Nel mio caso segnava le 8 e 27, quindi il numero che dovete prendere in considerazione è quello delle lancette dell'ora, nel mio caso 8. Ora, continuate il percorso come da video e controllate sulla bacheca il numero della carta da gioco. Nel mio caso era l'asso, quindi 1. Proseguite e controllate il cartello Safety First. Nel mio caso era sempre 1. Quindi ragazzi, il codice trovato per me era 811. Bene ragazzi, ora che abbiamo recuperato il codice, tornate nella stanza centrale, dove c'è il Pack-a-Punch. Attivate l'oblò, ascoltate il dialogo e inserite i tre codici recuperati poco fa. È inserito ragazzi un codice di sicurezza, quindi messi i codici per attivare la prima boss fight, dovete girare le valvole per farla partire. Girate le valvole, partirà appunto la prima boss fight. Ci sarà una piccola cinematica che non vi mostro per evitare inutili spoiler. Ora ragazzi, ucciso il primo boss, immergetevi sott'acqua, più o meno all'altezza del boss morto. Ci sarà un tesserino. Bene ragazzi, recuperato il tesserino, dirigetevi verso la barca arenata. Qui ragazzi, seguite il percorso come da video e recuperate i connettori, dopo aver affrontato tre spawn di zombie. Presi i connettori, riprendete il gommone e andate a sud per posizionare il primo connettore. Messo il primo connettore, risalite sul gommone e andate a sud della struttura per mettere il secondo connettore. Collegati entrambi i connettori, tornate alla stazione di guardia e recuperate il dispositivo per hackerare le tre boe. Bene, seguite il percorso come da video. Hackerate le tre boe, tornate dentro la struttura principale. Bene ragazzi, qui dopo un breve dialogo dovete disinnescare in tempo le tre cariche. Disinnescate le tre cariche e, oltrepassata la porta bianca, partirà la boss fight finale contro l'oramai famoso polpo gigante. Il boss, ragazzi, avrà dei punti critici ben visibili.
non avrà meccaniche particolari, quindi prima di oltrepassare la porta bianca, equipaggiatevi bene e via. Basta ragazzi, tutto qui. Come sempre, grazie dell'attenzione e alla prossima. È un termine usato nell'alchimia medievale.